Questo secondo incontro della quarta edizione del 2009 dei Salotti Letterari Artistici porta il titolo Solchi e nodi delle dimore di Atene, nasce dal connubio delle due opere, letteraria e incisoria, eseguite da due artisti ospiti di questo nuovo appuntamento. Un'iniziativa che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, promossa e organizzata dalla nostra rivista di arte, letteratura e grafie, che festeggia il suo 10° anno di fondazione. L'evento vede protagonisti la scrittrice Caterina Camporesi con la raccolta di poesie Solchi e nodi, presentata da Gianfranco Lauretano, e l'artista Franco Palazzo con una cartella inedita di 5 incisioni ispirate al tema dell'ulivo, che dà appunto il titolo alla serie Le dimora di Atena, fitto racconti con metamorfosi. C'è un grande silenzio, ad eccezione di una metamorfosi che vede comparire il dio Pan. La lettura di questi ulivi, di queste incisioni, la chiave di lettura è proprio la metamorfosi. La metamorfosi che avviene nel tronco che cresce, ma che assume anche i segni delle avversità, come la vita. L'ulivo è metafora anche della nostra vita, in cui avvengono delle cose, degli avvenimenti, degli episodi che lasciano il segno. E appunto la psicologa sa bene questo cosa significa. Gli ulivi hanno su di sé, in questo caso, proprio per il tipo di lettura che ho voluto si dia a questi ulivi, i segni della metamorfosi, ma non solo quelli della metamorfosi, quelli della resurrezione, della crescita, dell'evoluzione. Sì, l'arte è ricreare ciò che si vede, ciò che c'è, ciò che esiste, ma ricreare un altro mondo, un'altra cosa. Diventa un'altra cosa, cioè deve essere introdotto nell'opera d'arte l'elemento fuorviante, sviante. Volto della terra è il nostro, perde ogni giorno sogni in cambio di segni. Per la legge dell'entropia, prima o poi scompariranno. Eternerai, divina arte, sogno e segno. Continua a calarti vita, lungo brividi di terra. Danza sulle onde narrando dello tsunami che squarcia il tempo. Con ali d'aquila tenta in verticale l'indiviso divino. Serpentino il volo, perpetua causa, caso, fine. Pupille sature di ciechi sguardi sondano anguste catacombe. Dalle magiche volte neri semi si fanno affreschi, incorsari occhi vellutati, valicando dolenza di corpi. Una dedicata alla città di La Paz, in Bolivia, questa città che è fatta appunto come una conca a 4.000 metri, che sembra un cielo stellato alla rovescio, dove le persone più ricche stanno in fondo chiaramente e le persone più povere in alto, che ha qualcosa veramente di magico.
Nostalgie s'adagiano sui fondali di valigie, indugiano ai fianchi di punte innevate, si sfumano nel cuore dello Andes, sfiorando l'abbraccio di nuvole in fuga. Anonime onde concordano voci, replicano nel lampo l'irrepetibile. Fulmineo parla l'Eterno, frantumando oscurità. Piccole fiaccole animano presenze, donano sapienza ai passi dei blancos caminitos. Straripanti visioni si inseguono, addessandosi in sogni ed echi di favola. This long thin night, the sunlight. Solchi e nodi, l'ultima raccolta di Caterina Camporesi, è una raccolta di poesie essenziali, fatte di poche parole, di elementi molto calibrati, perfino nel suono. E chiediamo all'autrice cosa intende portare avanti con la sua ricerca e perché c'è questa scelta così distillata, preziosa, della parola e dei ritmi. Ma devo dire che è stata una scoperta man mano che ho proseguito nella ricerca poetica. E direi che questo ultimo libro è stata così un'esperienza nuova, nel senso che ad un certo punto, stando molto tempo sulla parola, sul verso, ad un certo punto arrivava quella parola e non un'altra. Magari il significato poteva assomigliare a quello precedente, però in realtà quello era quello giusto e non un altro. E, come dice Wordsworth, questo poeta romantico inglese, Wordsworth, che appunto individua tre momenti nell'apprendimento, diciamo così, del fare poesia. Primo momento, la prima fase, che è solo quello di emettere in qualche modo dei suoni così, senza significato. La seconda fase è l'acquisizione della tecnica, quindi riuscire a dire le cose in modo tecnicamente perfetto. E la terza fase dove appunto suono e senso in qualche modo, non dico che coincidono, ma il suono che sottende il significato è simile al significato. E quindi Wordsworth dice che solo il poeta può raggiungere questo terzo livello. Per quel che mi riguarda ho scoperto la verità di questo senza raggiungerlo, però sostando molto sulle poesie, su questi testi appunto brevissimi, ho visto che ad un certo punto la parola veniva da sola e magari veniva una rima che neanche uno pensava di farla, non era assolutamente cercata, ma c'era quella parola che a quel punto diventava necessaria, era quella. Ed è stato molto emozionante, in questo senso sento che di aver acquisito uno scatto nel fare poesia. Luca Freschi, giovane scultore meldolese, generazione 1982. Due maestri conosciuti qui al Vicolo, amici del Vicolo, Antonio Giosa e Massimo Pulini nel tuo percorso. Un percorso che poi si è sviluppato, e ci racconterai tu qualcosa, Luca, in Spagna, quindi dal Mediterraneo italiano al Mediterraneo spagnolo. Raccontaci un po' di questa esperienza e di come ha influito anche sul tuo lavoro di ricerca. Un'esperienza molto importante.